cómo cobrarle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Al destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Beatrice, non mi dire che per lui una barca è più importante di te. Non si tratta di questo, ma soltanto... Per favore, Andrea, ho commesso un errore a consegnarti quei documenti. Rendimeli. Ti prego, ti supplico. Sì, tu preghi e supplichi soltanto per risparmiare un dolore a Juan. E perché dovrei darti ascolto? Per risparmiare un dispiacere a me. E tu mi hai forse risparmiato dispiaceri? Il solo fatto di essere sposata con lui è come una spina nel mio cuore. Perché voi dovreste essere felici? Mentre io non trovo pace, né di giorno né di notte. Noi non siamo felici, Andrea. Io vivo in costante angoscia per il suo processo. E ho paura che tu voglia continuare per sempre questa faida assurda. Perché non rinunci alla vendetta? Juan ha negato che Anna fosse andata in carcere quella notte proprio perché non vuole avere più alcun problema con te. A me non importa niente di ciò che accade a tua sorella. Ma lei sta per darti un figlio. Non lo riconoscerò mai come figlio mio. Avrò i miei figli, ma con altre donne, non con lei. Tu un tempo eri buono, Andrea. Non mi interessa essere buono. Non ho alcun motivo per esserlo. Non ho niente contro di te, Beatrice. Tu sei una vittima, proprio come me. Ma non intendo restituire la barca. Riprendi pure quel denaro. No. Sei molto ingiusto, Andrea. Non ti riconosco più. Avresti dovuto prevedere che con il vostro tipo. Se l'avessi previsto, non mi sarei sposato né con lei né con nessun'altra. Non sono un incosciente, signora. Entrambi sappiamo perfettamente che quello che mi è successo non è stato per colpa mia. Per questo, voglio che ci separiamo. Anche solo per qualche tempo. No. Se deve esserci una separazione, esigo che sia definitiva. Io sono disposta a fare tutto quello che mi direte. A vendere la casa, in modo che Beatrice non abbia un posto dove vivere e si veda obbligata a seguirmi. Ma questa soluzione non deve essere solo temporanea. Voi volete risparmiarle la vergogna di venirvi a trovare in carcere. Io invece desidero salvarla da una vita di angoscia e di tribolazioni.
Voi mi odiate, vero? No. No. Ma credo che abbiate commesso un grave errore a sposarvi. Dovevate scegliere un altro genere di donna, più forte e già avvezza ai colpi della vita. Mia figlia è una ragazza tenera e delicata, abituata a vivere una vita tranquilla. Credete forse che sia felice con tutte le umiliazioni che ha dovuto subire per colpa vostra? Vi rendete conto che dopo il matrimonio nessuna delle sue amiche è più venuta a trovarla? E se arrivassero dei figli, avrebbero il destino già segnato. Siete stata molto convincente, signora. Questo pomeriggio tornerò a San Paolo. Ma dovete promettermi che vi impegnerete il più possibile a farle del male. Del male? Sì. Dovete cercare di farla soffrire. Dovete dirle che non l'amate e che non l'avete mai amata. Con permesso. Stai molto bene, ma non voglio pettegolezzi con la servitù, mi raccomando. Ah, cugina, ti stavo cercando. Per quale motivo? Sono preoccupata. Mi sento molto inquieta per Beatrice e vorrei tornare a San Paolo. Perché? È successo qualcosa? No, nulla. Allora perché sei così nervosa? Perché mentre ero nella cappella mi è venuto un piccolo capogiro. Va bene. Quando vuoi partire? Oggi. Ma Anna rimarrà alla tenuta? Sì, certamente. Grazie. Scusami. Prego. È accaduto qualcosa. E ti stavo dicendo che non desidero pettegolezzi con la servitù. Puoi dire loro che ho deciso di nominarti dama di compagnia. Sì, signora, vi ringrazio. Ve ne andate. E mi lasciate qui da sola. Non sei sola, figlia mia. Perché dite che non sono sola? Anche Alberto se n'è andato. E poi Beatrice non ha bisogno di voi, io sì. È lei che ha più bisogno di me. Credi? No. Mi dispiace. Io ho già deciso. No, madre mia, per favore. Portatemi con voi. Tua zia non vuole che tu parta. A me non importa quello che vuole lei. Perdonami. Il signor Nicola non è tornato? No, signora, lo sto aspettando anch'io. Tu sai dove si trova Juan? Veramente, sì, però... Portami da lui. Mi perdoni, signora, però... Esigo che mi accompagni da lui. È tornata la signora Beatrice? No, signore. Dille che ha dimenticato questo a casa mia. Buongiorno. Permettetemi Buongiorno. Di aiutarvi. Grazie. Vi ringrazio, ma siamo arrivate. Non avete servitù per queste mansioni? C'è solo Gioacchino, ma stamattina è andato in tribunale. Ah. Ci servirebbero almeno due cameriere, ma per ora dobbiamo accontentarci. Grazie. Ah,
di nulla. Non è possibile che voi due andiate in giro per il paese a fare spese. Non mi pesa affatto. Non volete sedervi? E se dovesse tornare vostro cognato? Non mi importa. Perché? Ho sempre fatto tutto quello che lui ha voluto per paura che dicesse a Marianna la verità a proposito delle sue origini. Ma adesso questo non mi preoccupa più, al contrario. Preferirei che lo facesse. Davvero? Sì. In questo modo potrei dire a Marianna perché Marcello vuole sposarla. Visto che siete tanto decisa, perché non parlate con vostra figlia una volta per tutte? Dal momento che a lui conviene più lasciare le cose come stanno. Ci avevo pensato, solo che non ho ancora trovato il momento giusto. Il momento si può sempre trovare. Voi non avete paura? Che possa provare vergogna quando saprà che sono suo padre? Sì, certo. Un po' sì. Ho chiesto a Gioacchino di farci una spremuta. È tornato? Sì. È molto triste, poverino. Era proprio suo fratello. Sì, purtroppo. Mi dispiace per lui, però è meglio per tutti noi, perché così è stata dimostrata l'innocenza di Juan. Davvero? La signora Beatrice sarà felicissima. No, non l'ho ancora saputo. Non volete accomodarvi? No, siete davvero gentile, però vado dalla signora Beatrice, voglio darle la buona notizia. Verrò a trovarvi un'altra volta. Sarà un piacere. Con permesso. Buongiorno, Marianna. Buongiorno, avvocato Manera. Fate le nostre congratulazioni alla signora Beatrice. Ditele di venirci a trovare, per favore. Lo farò senz'altro. Cosa fai qui? Con tutto quello che è successo, avevo dimenticato di dirti che tua madre e io abbiamo rotto il fidanzamento. Finalmente. E poi volevo anche ringraziarti dell'ospitalità che mi hai dato per tutti questi mesi. Te ne vai? Da casa tua, sì. Mi tratterrò ancora qualche giorno a San Paolo perché devo concludere alcuni affari. Ho trovato alloggio nella casa di una distinta vedova. No, è una donna anziana, non pensare male. Mi ha affittato una stanza comoda con tutti i servizi. E chi è? Non importa, non la conosci. Beh, non vuoi festeggiare. Neanche un brindisi ora che ti sei liberato di me. Cosa sei venuta a fare qui? Non sai quello che è successo. Prendi. Che cosa? Basilio è venuto a casa della signora Caterina a lasciare del denaro per tua moglie. Ha detto che erano i soldi per la tua barca. Il Satan. Ha venduto il Satan. Juan. Juan, dove vai? Che cosa vuoi? È pericoloso. Che perda la mia barca. Ti arresteranno subito, Juan. Non andare. Non ho intenzione di perdere la mia barca. Ma che fai? Sei pazzo! Com'è possibile che la signora Beatrice abbia fatto questo? Invece è vero. E tu come ti permetti di venire qui a dirlo a Juan? Perché? Non dovevo. Hai visto com'è fuggito? I gendarmi potrebbero arrestarlo. Juan ama molto quella barca. Lo so, ma prima avresti dovuto dirlo all'avvocato Manera. Mi dispiace, non ci ho pensato. Non ci hai pensato. A te interessa solo parlare male della moglie di Juan. Parlare male? Io non ho detto una bugia. Mi fai pena. Non so più cosa ti passa per la testa. Cosa? Quando la signora Beatrice è tornata si è spaventata molto. Ha preso il denaro ed è uscita di nuovo. E poco dopo è venuto il signor Andrea a restituirlo. Guardate, è ancora là. Ma la signora Beatrice aveva firmato un contratto di compravendita. Questo veramente non lo so. Angelica è andata ad avvisare il signor Juan. Thank you.
Grazie. Juan! Juan! Andrea ha venduto la tua banca. Sì, lo so. È stato per colpa tua. Sì, è stata colpa mia. Sono andata da lui. L'ho pregato, l'ho supplicato, ma lui non intende cedere. Non avresti mai dovuto dargli i documenti. Ho sbagliato. Perdonami. Torna a casa di tua madre. No, dobbiamo parlare. Non abbiamo niente di cui parlare, Beatrice. Sì. Mi rendo conto che ti infastidiscono le mie lamentele, le mie recriminazioni. So perfettamente che non puoi evitare quello che succederà. Ma ti prometto che non te ne farò una colpa, che l'accetterò. Non ha più senso parlare di queste cose. Ormai ho già deciso. Una volta mi hai detto che non avrei mai dovuto tacere. Che avrei dovuto dire quello che pensavo. E cercare a tutti i costi di convincerti. Adesso basta, per favore, Beatrice. Sei arrabbiato, non è vero? È evidente che sono arrabbiato. Hai commesso un errore imperdonabile. Non avresti mai dovuto consegnare quei documenti ad Andrea. Ti ho già detto perché l'ho fatto. Perché credevo che la tua morte fosse una menzogna. Volevo obbligarti a tornare. Ti scongiuro, Juan. Perdonami. Non potrò mai perdonarti. Vorresti dire che la tua barca è più importante di me? Riportala a casa. Ehi! Ehi! Ha! Buonasera. Buonasera. So che Beatrice tempo fa ti aveva portato i documenti della barca di qua. Sì, è vero. Ho già pagato la barca. C'è stato un formale contratto di compravendita? No. Allora quella barca non è tua. Ti restituisco il tuo denaro. Sono spiacente, avvocato, ma non posso accettarlo. Dovrai accettarlo. A quanto ho saputo, la barca ha avuto un incidente. Ma non vi preoccupate, sono disposto a pagare io i danni e qualunque risarcimento mi chieda Juan. Quale incidente? È affondata. Non è vero, Basilio? È così, padrone. È appena colata a picco in mezzo alla baia. Questa è una prepotenza, un abuso, che ti potrà costare molto caro. È andato tutto bene? Siamo stati un po' violenti con i due marinai che erano a bordo, ma a parte questo, nessun problema. Grazie, Basilio. Fra poco ritorneremo alla tenuta. Sì, padrone. Con permesso. Potresti esserti messo in un gran bel guaio. Tu credi? Sono contento che ci hai ripensato e sei tornato. Ti spiace a tutti noi del Satan, ma puoi sempre comprare un'altra barca. Va subito a San Paolo. Chiedi al signor Nicola se può fare qualcosa. Digli che sono disposto a pagare il doppio del prezzo pur di recuperare la mia barca. Va bene. Ah. Digli anche della signora Caterina. Poi torna subito qui. Voglio sapere cosa è successo con Gioacchino. D'accordo. Devi tornare da Beatrice. Ricorda che questa è l'ultima volta che vieni a cercarmi. Angelica. Lo dico perché potrebbe essere pericoloso per me. Sì, Juan. Andiamo, Angelica. A presto, spero.
Ah, signora Caterina, che sorpresa. Ma non eravate andata a Campo Reale? Sì, sono appena tornata. Prego, per favore, accomodatevi. Grazie. Come sta Anna? Bene. Signor Nicola, io voglio... voglio vendere la mia casa. Ah, e perché? Perché... perché così ho deciso. Bene, come volete. Desiderate forse che vi aiuti a trovare un acquirente? L'ho già trovato. Ma ho pensato di rivolgermi a voi per quanto riguarda le pratiche. Va bene, a vostra disposizione. Chi vuole comprare la vostra casa? Juan. ¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mentiroso.